Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi ho portato in un posto particolare, un po' speciale, perché non so se potete iniziare a notare qua dietro di me che numeri stiano apparendo, ma c'è un 54. Un 54 vuol dire solo una cosa, quel ragazzo lì dietro. Ciao Samu, ciao a tutti gli amici. Oggi siamo qua da Paso perché dobbiamo montare un sacco di chicchette. Dobbiamo fare un bel lavoro, e che dopo piano piano vi porteremo, ve lo facciamo vedere tutto passo passo e con anche il risultato finale. Ottimo. E sapete qual è la cosa più bella di tutto? È che Paso, voi dovete sapere che Paso ha molto manico, ma questo già lo sapete. Però c'è una cosa che probabilmente non sapete, che si fa tutte le moto lui da solo. Sì. Quindi? Sì, perché devi sapere che è una passione che ho, quello di prendermi cura delle mie moto, di farle, di curarle e soprattutto di farle belle, anche un po' per quello sei qui, no? Perché esatto, ma fine... infatti, raga, io ve lo dico, penso di ripeterlo altre 100 volte, però sono già un paio di anni che vado alla 100 km al range e di solito ci sono tutte le moto e poi c'è quella di Paso, cioè per farvi capire, no? Sì. Quindi dai. Appassionato non al 100%, al 200.000%, ecco. Quindi direi che possiamo andare a vedere la moto in questione. Seguiteci. A 50.000 iscritti regalo una moto. Allora, dato che è ormai un po' di anni, penso, ormai è un po' di anni che ti faccio di questi regali devo dire che sì, da un po' di anni veramente mi viene tutto gentilmente offerto da Samu, da CMT. Sono molto orgoglioso perché io CMT in realtà l'ho scoperto grazie a Stefano dalla Sesta Marcia, ma tantissimi anni fa, no? Quando ancora si era agli albori, si cercava di fare le moto un po' più fighe, un po' più belle, così sai, tutte le coverine, quello quell'altro. Allora mi ha iniziato a parlare, ho iniziato a vedere questa cosa e le compravo. Poi dopo a un certo punto vi ho conosciuto e certo, anche meglio. È iniziata una bellissima collaborazione. È iniziata una bella collaborazione, cioè loro mi aiutano a fare le moto più belle e io aiuto loro a far vedere quello che faccio. È anche sexy spacchettare queste cose. Qua ce n'è da vendere e da appendere. Da vendere, da appendere, da far di tutto. Quindi adesso spacchettiamo tutto. Che roba serve? Esatto. Ma è veramente un broccio di roba. Sì, c'è tutto, proprio un brodo in difficoltà. Accoparra radiatori. Minchia belli questi. Perché per l'ipidino di PF ce n'è talmente. Accensione questo sì che ci serve. Bello, impacchettato tipo a mo' di salame, molto italiano come cosa, è molto bella questa cosa. Perché siamo plastic free. Plastic free. Certo. Sembriamo tipo due bambini che scartano i regali a Natale. Quello è bellissimo. Questo qui è bellissimo. Questo è proprio bello. Queste sono sacre. Sì. Quelle masterpiece. Questo è masterpiece davvero. Ti monto con calma, adesso non lo voglio. Tutto. La chiave dovrei averla. Ma non, guarda, sta cassettiera qua è... Quella lì è porno, No, ma non è, è peggio. È vietata ai minori di 18 anni. Sì. La Krapovic Paso l'hai vista o no? L'ho già vista. Stai tranquillo. Non c'era pericolo che non la vedessi. Tipo è 3 mesi questa moto. Caspita, pensavo fossero un sacco più dure, più rigide. Le gomme? Ma boh. Sono di burro. Sì. Ah, ma ci fai una volta. Con l'anteriore un po' di più, posteriore fai una volta. È bel 150 euro che volano. Vanno che pelano. Questo monto io. Sono proprio belle queste grafiche. Perché io le mie moto le faccio verniciare, non sono adesivate, sono verniciate. Ok, e questo qui io adesso metterei il coperchio dell'accensione. Direi che non è niente male. sono due video che non lo fare, succede proprio. Beh, qui questo qui sostanzialmente è un po' il mio harem, la mia man cave, esatto. O anche preferisco dire la mia isola felice, diciamo è uno di quei posti dove entro e mi chiudo la porta dietro e cerco di uscire un po' da tutto il resto, ecco. Qui, qui dentro io sto bene, qui abbiamo un po' di mezzi che uso ad allenarmi, il mio go-kart bellissimo, che tra l'altro è anche molto utile anche per il motociclismo perché comunque ti dà una velocità mentale non indifferente, uno dei mezzi a motore penso più estremi che un essere umano normale possa provare. Sì, soprattutto molto divertente. Esatto, e poi qui abbiamo una ondina 100 per girare nelle piste delle mini moto. Sotto questo telo abbiamo una R6 che magari la prossima volta ve la sveliamo. Anche questa la uso da girare nei miei cartodromi. Qua bisogna che nascondiamo. Dobbiamo fare molta... non si può vedere. Qua è tutto blurrato, esatto. Ragazzi, signori, è tutto blurrato. Qui andiamo nel delicato. Hanno cambiato di nuovo completamente il serbatoio. Sì, ma hanno cambiato tutta la moto. Dettagli, tutti i dettagli, anche il telaio, l'hanno proprio stravolta tutta, ma però sto giro hanno fatto veramente un bello corso. Allora, andiamo, sì, comunque. E si riga. Certo. Cioè? Sì. Poi dopo qui diciamo che entriamo un po' nel mio salotto dove preparo un po' tutto quello che mi serve per andare a fare le corse, quindi da tute, caschi, quello lì è un armadio dove tengo tutte le tute più storiche, più importanti per me, e poi faccio sostanzialmente la borsa, si dice quando vai a girare, no? Dove metti dentro le mutande, la tuta e certo. Il paraschiena e tutte le protezioni varie. Tutta la roba che serve. Poi qui dopo, una volta che torno, ogni volta metto ad asciugare casco, tutte guanti, perché è importante anche di queste cose qui prendersene cura. Signori belli, io vi dico, io qua sto cercando di stare molto, molto rilassato, però io cioè, mi sto continuando ad asciugare la boccuccia perché c'è proprio bava alla bocca prepotente qua, una cosa follia. È veramente bellissimo. Dettagli in carbonio. Oh, fare il video finale, devo mettere anche lì. Proseguiamo qua che è nella zona officina dove abbiamo anche dei super tecnici che stanno organizzando il photoshooting. Bravi che dopo ragazzi. Più tardi vi faremo vedere. Bravi ragazzi. Qui abbiamo la mia Ducati V4S che uso da allenarmi, che adesso è sotto, anche qui è sotto i ferri, anche lei. È un po' di, dai, qui abbiamo un po' di cimeli. E questa qui è un'altra zona molto particolare e speciale perché sono le offerte al dio della velocità, quindi sono tutti, diciamo così, cocci che ogni volta porto a casa e faccio la mia offerta al dio della velocità, cosa che ho copiato palesissimamente dal film con Anthony Hopkins, Indian La Grande Sfida. Questa qui è la mia cassettiera dei ferri, mi piace essere... È una cassettiera dei sogni questa. Mi piace essere ordinato, mi piace essere ordinato. Paso e matto. Comunque raga, io qua un'altra lacrimuccia perché io la V4S l'ho venduta 2 mesi fa, quindi proprio lacrimucce a non finire. No, questi che belli sono! Sono divertenti, vero? I jet surf così? Sì, forte. Ma poi vanno fortissimi. Sì, vero? Ti faccio vedere un'altra super chicca, che qui se non c'è del motore, della benzina e della velocità ci annoiamo noi al mare. Quindi qui abbiamo 2 tavolettine da surf con il motore. Poi qui abbiamo la mia minimoto che ho vinto il campionato italiano nel 96, prontamente restaurata. Qui abbiamo ancora delle tute. No, ma tutte. Qui abbiamo una collezione di minimoto d'epoca, perché mio babbo costruisce ancora ancora delle mini moto, ma qui sono quelle un po' più significative. Qui abbiamo la moto del Sitch che ha vinto il campionato italiano nel 98. Questa era la moto di mio cugino che usava anche Vale, come potete vedere qui nella foto. Campione italiano Manuel Poggiali, mia campione europeo, e poi quelle lì sono tutte mini moto, le chiamiamo d'epoca spettacolo. Direi che abbiamo fatto un bel lavoro. Esatto, ha assunto dimensioni pornografiche non indifferenti, ecco, diciamo così. Direi che ringraziamo assolutamente Paso per averci dato la possibilità di montare un bel po' di roba su una moto direi notevole. Grazie anche a voi, a tutti gli amici di CMT che mi sono sempre vicino. Alla fine abbiamo lo stesso vizio, vogliamo fare le moto belle. Per farle belle ci va le chicche, i giusti tocchi e un po' di carbonio. Esatto. Grazie ragazzi, ciao, al prossimo video.